Parliamo di CPR, magari poi ci facciamo anche riepilogare esattamente di che cosa si tratta, ma intanto do il benvenuto alla mia ospite Federica Borlizzi di CILD, benvenuta su Play. Grazie a voi, buona giornata a tutti e tutte. Allora, grazie senz'altro a te per il tempo a disposizione. Abbiamo parlato diverse volte con CILD, che la Coalizione Libertà e Diritti Civili. Non è nemmeno la prima volta che affrontiamo questo tema, quello dei CPR, però è effettivamente uno di quei termini che vengono nominati relativamente spesso, ma raramente approfondendo il tema. Forse è qualcosa che diamo un po' per scontato, al punto ad esserci un po' dimenticati sostanzialmente di che cosa si tratta. Quindi, prima di ragionare del rapporto che appunto CILD ha pubblicato qualche giorno fa e presentato qualche giorno fa, ti chiederei se puoi fare un piccolo passo indietro e spiegarci un po' di che cosa stiamo parlando, che cosa sono i CPR. Sì, grazie per la domanda. In realtà in questo periodo si sta parlando tanto di CPR, cioè di centri di permanenza per i rimpatri, ma forse pochi sanno che in realtà è un istituto che è presente nel nostro ordinamento da 25 anni, dal 1998. E in realtà quando parliamo di detenzione amministrativa noi parliamo di una particolare forma di privazione della libertà personale che colpisce non chi ha commesso il reato, ma chi ha violato una norma amministrativa riguardante l'ingresso e il soggiorno nel territorio del nostro Stato. Quindi, Alessio, in soldoni, chi non ha un permesso di soggiorno. E quindi si parla di detenzione senza reato che però colpisce solo alcune persone, cioè i cittadini stranieri. E come dicevo, nel nostro ordinamento c'è dal 1998 con la legge Turco-Napolitano, hanno cambiato in questi 25 anni diversi nomi perché diciamo nel 1998 queste strutture si chiamavano CPTA, centri di permanenza temporanea di accoglienza. Poi, diciamo, successivamente nel 2011 sono stati ridenominati CIE, Centri di Identificazione e di Espulsione, e nel 2017 sono invece nuovamente stati ridenominati con il decreto Minniti CPR, Centri di Permanenza per i Rimpatri. Diciamo che sono cambiate tante cose in questi 25 anni, a nostro avviso quello che non è cambiato è il fatto che siamo davanti a diciamo delle strutture che rappresentano un vero e proprio stato di eccezione. Noi parliamo di una extraterritorialità giuridica, cioè all'interno di questi luoghi sono detenute delle persone diciamo, rispetto alle quali sembrano non applicarsi nelle leggi del nostro Stato, nei principi della nostra Costituzione. Chiaro. Quindi poi magari spiego meglio anche il perché. No, esatto, sì, sicuramente forse chi come noi appunto guarda le notizie dal Piemonte, forse di CPR effettivamente abbiamo sentito un po' di più, ma per motivi pessimi, ovvero per le pessime condizioni che si vivono in quello di Corso Brunelleschi a Torino. Andando appunto a quello che emerge da questa vostra analisi, da questo vostro rapporto, insomma, già quello che ci hai presentato sarebbe argomento molto, molto ricco di spunti e di dettagli da esplorare, ma c'è di più, cioè c'è anche un affare economico che ruota attorno ai CPR e la gestione che, forse contrariamente a quello che potremmo pensare, non è necessariamente pubblica. No, infatti questo è un ulteriore stato di eccezione, no? Gli stati di eccezione sono innumerevoli, cioè da un lato tu hai una privazione della libertà personale e hai un articolo 13 della Costituzione che ti dice i modi in cui vieni privato della libertà personale devono essere stabiliti necessariamente dalla legge, e invece in questo caso noi abbiamo solo dei regolamenti ministeriali, sembrano questioni di lana caprina, ma evidentemente poi le prefetture e gli enti gestori non rispettano questi regolamenti, no? Come invece dovrebbero fare con delle leggi. Questa come prima cosa. La seconda cosa è quella che accennavi. Noi abbiamo un sistema all'americana, cioè un sistema in cui abbiamo degli enti gestori cui si dà la possibilità di fare profitto sulla pelle delle persone trattenute. Attualmente ci sono 9 CPR sul territorio, dopo la chiusura proprio a Torino del CPR di via Brunelleschi nel marzo del 2023, e in seguito ad una protesta dei detenuti contro le pessime condizioni di detenzione. Nel rapporto affare CPR che potete trovare, diciamo, sul sito della nostra coalizione, che si può scaricare gratuitamente, noi evidenziamo come la detenzione amministrativa sia diventata una filiera molto remunerativa. E infatti nell'ultimo triennio
dal 2000, o meglio dire dal 2021 al 2023, quindi nel prossimo triennio, noi abbiamo visto le prefetture andare a bandire gare d'appalto per un valore superiore ai 56 milioni di euro, che diciamo sono poi soldi che vengono dati a dei privati per gestire questi centri. Allora la domanda che ci siamo posti è: ma chi sono questi privati? Perché all'interno diciamo di questi privati noi troviamo cooperative che magari si erano specializzate nel settore dell'accoglienza, ma rispetto alle quali vi sono delle inchieste anche per la mala accoglienza in corso, con dei rinvii a giudizio anche per dei reati molto gravi, tra cui maltrattamento delle persone accolte. E nel contempo però, negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, quello che si è verificato è un fenomeno interessante ma pericoloso, cioè abbiamo avuto grandi multinazionali che hanno cominciato a gestire i centri di permanenza, grandi multinazionali che in tutta Europa vanno a poi gestire centri di accoglienza, centri di trattenimento, servizi ausiliari all'interno delle carceri. Faccio solo un esempio perché non abbiamo il tempo, però 16 anni fa espressione di queste multinazionali era la società GEPS, una società francese, adesso è una multinazionale elvetica ORS, che appunto ha gestito il CPR di Torino fino alla sua chiusura, quello di Macomer, che gestisce attualmente quello di Roma, e che è una multinazionale che di fatto fa affari sul trattenimento e l'accoglienza dei migranti in Austria, Germania, Spagna, Italia. E la cosa paradossale è, diciamo, che noi abbiamo poi delle multinazionali che si comportano come tali, quindi ORS è l'unica società che gestisce dei CPR ad avere un lobbista in Parlamento, cioè a servirsi dei servizi ausiliari di una società di lobby, che è una società di lobby, non c'è niente di illegale, La questione però è anche capire come, diciamo, questa società di lobby, che è una delle più grandi d'Italia, è la stessa società che ha anche la Toyota, no? Allora noi dicevamo, è assurdo, perché se l'attività di lobbying per la Toyota consiste nel avere delle relazioni in Parlamento per vendere più auto, per ORS si sostanzia nel chiedere più centri per il rimpatrio, più persone da detenere. Quindi sulla privazione della libertà personale di qualcuno c'è qualcun altro a cui si consente di fare profitto. E poi, esatto, se vuoi ti dico anche come fanno profitto, insomma. Sì, ci volevo proprio arrivare, insomma, la domanda è, insomma, qual è la merce a questo punto, insomma, se da un lato sono le automobili, dall'altro invece si tratta appunto delle persone recluse in questo modo. Ma stai proprio appunto anticipando la mia domanda, ovvero da dove tu parli di attività molto remunerativa, da dove arriva tutto questo? Hai già citato i finanziamenti statali, è tutto qui o c'è anche dell'altro? No, in realtà, diciamo, ci sono due tendenze, secondo noi, altrettanto pericolose che dobbiamo evidenziare, no? Allora, la premessa che voglio fare è che noi non vogliamo, diciamo, il commissariamento, semplicemente la gestione pubblica dei CPR. Noi vogliamo la loro chiusura perché riteniamo che nessuna persona possa essere privata della propria libertà personale senza aver commesso alcun reato, ma solo per non avere un permesso di soggiorno. Nell'ambito poi di un ordinamento in cui non ci sono canali di ingresso legali e molto spesso si hanno delle politiche di immigrazione che tendono a rendere irregolari le persone, no? Quindi, posto questo, noi quello che diciamo è attenzione, perché attualmente nei CPR tu hai una tendenza dello Stato a minimizzare i costi di gestione, cioè, diciamo, dal 2018 in poi lo Stato ha deciso di dire: tagliamo su tutti i servizi alla persona, quindi tagliamo il servizio di assistenza sanitaria all'interno dei CPR, quello di informazione normativa, di assistenza legale, che sono tutti privatizzati, tagliamoli tutti. Nel contempo quello che succede è che le multinazionali vanno a cercare di massimizzare i propri profitti e qui si creano delle dinamiche distorte, anche perché il pubblico molto spesso non va a fare neanche quello che la normativa gli attribuisce, cioè quei poteri di controllo, di vigilanza. Ok, faccio un esempio perché altrimenti non ci capiamo. Prima di entrare in un CPR, ogni persona deve essere sottoposta ad una visita di idoneità al trattenimento, che serve per attestare che quella persona non abbia delle patologie fisiche o psichiche incompatibili con la vita in comunità ristretta, ok? Per diciamo, esigenze di imparzialità, questa visita è attribuita alla ASL, ok? Quindi ai servizi sanitari pubblici sul territorio.
Quello che invece accade, che noi abbiamo attestato, è che queste visite vengono fatte dal medico convenzionato con l'ente gestore, in maniera approssimativa. Ma perché questa cosa è pericolosa? Perché l'ente gestore guadagna per ogni persona che entra nel CPR. Quindi noi abbiamo avuto una situazione per cui sono entrati nel CPR perché sono stati considerati idonei delle persone con grave patologie psichiche, che poi hanno posto in essere atti suicidari all'interno del CPR, atti di autolesionismo. Stessa cosa per l'assistenza psichiatrica, dovrebbe essere attribuita alle ASL, quello che avviene è che viene gestita dagli enti gestori, quindi si ha la somministrazione in maniera del tutto abusiva e illegittima di psicofarmaci tranquillanti. Abbiamo raggiunto dei livelli per cui nel CPR di Gradisca il 75% della popolazione trattenuta vede la somministrazione di psicofarmaci e tranquillanti, e quindi abbiamo un intervento medico farmacologico che è funzionale al disciplinamento dei detenuti, non alla tutela del loro diritto alla salute. Questa pensiamo che sia una cosa molto grave, che palesa anche una mancanza di controllo pubblico, che si evidenzia anche in altre cose, che poi magari ti dirò perché non so quanto tempo abbiamo, io sono Logo Roy che t'aveva avvertito. No, chiaro, siamo insomma già ai margini del film horror quasi, da quello che ci stai raccontando. Tra l'altro parlare di tutto questo nella giornata mondiale del rifugiato ha anche un carattere particolare, non che si possano sovrapporre esattamente uno a uno le definizioni migrante e rifugiato, ma evidentemente molte delle persone di cui stiamo parlando avrebbero il diritto ad accedere a quello status, e invece non ci arrivano. Non c'è molto altro tempo per aggiungere altri dettagli. Hai già accennato prima dove possiamo trovare il rapporto, se ce lo puoi giusto ripetere così lo ricordiamo agli ascoltatori. Allora, potete trovare il rapporto a fare CPR il profitto sulla pelle delle persone migranti sia sul sito di CILD sia sul sito apposito creato sempre dalla nostra coalizione, che si chiama buchineri.eu, dove potete scaricare sia questo rapporto sia quello del 2021, che appunto si chiama Buchineri, la detenzione nei centri di permanenza per i rimpatri. Quindi io vi ringrazio anche per questo spazio, per il vostro lavoro. Figurati, grazie mille a te davvero, magari ci sentiremo ancora per ragionare ancora di questi temi in futuro, ma intanto buona giornata, alla prossima. Grazie Alessio, buona giornata a voi.